Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. E questa estate abbiamo una seconda rubrica estiva dedicata a Microscope. Il nome dovrebbe esservi familiare, lo abbiamo già citato nel video di storia che ha fatto da finale di stagione, ma Microsoft è un gioco particolare perché più che servire a raccontare la storia di una serie di personaggi, è un gioco pensato per creare e raccontare la storia di interi mondi. È capitato di tenerne una dimostrazione sul gruppo Discord di Master Kae, vi lascio come sempre il link in descrizione, e abbiamo deciso di registrare l'intera sessione per futura memoria e per chiunque fosse interessato ma non avesse potuto partecipare quella sera. Quindi in questa playlist troverete tutta la sessione che abbiamo registrato. È stata divisa in 4 video per facilità di fruizione, perché abbiamo giocato per quasi 4 ore, quindi un unico video sarebbe stato difficile anche da vedere. Non perdiamo altro tempo, io vi lascio alla prima parte, cioè la spiegazione del gioco e la prima fase di creazione. Noi ci rivediamo poi nell'ultimo video, nel finale. Allora, vi ricordo tutti che io sto proiettando una scheda di esempio presa dal web, quindi la potete vedere evidentemente da Discord, ne facciamo riferimento per avere qualche facilità nello spiegare le regole. Allora, ripartiamo dall'inizio, quindi cominceremo con definire il tipo di storia che vogliamo, diciamo, giocare. E è un processo collaborativo, lo decideremo insieme cercando di trovare il quadro di quello che vogliamo fare, e definiremo i periodi iniziale e finale, perché l'evoluzione della storia, diciamo, è basata sulla definizione di periodi, eventi e scene. I periodi, li vedete qui davanti, sono quelle sulle carte messe in verticale, quindi inizialmente si definisce il periodo di inizio e di fine, che sono i due estremi della storia che si va a analizzare. Questi due periodi, come tutte le altre carte di Microscope, hanno un tono, che sarebbe quel cerchio bianco o nero che vedete su ogni carta. Il cerchio bianco è un tono di luce e il cerchio nero è un tono di ombra. Luce ed ombra servono non per dire se è bene o male, ma se, diciamo, la luce è un periodo, un evento, una scena positiva in qualche maniera per la storia, oppure se è negativa. Fondamentalmente tutte le carte, tutte quante le scene possono essere negative o positive, possono essere scene di luce e d'ombra. Inizialmente quelle due, l'iniziale e il finale, vengono decise insieme. In tutti gli altri ambiti è il giocatore che crea il periodo, l'evento o la scena che decide se quella ha un tono di luce o d'ombra. Poi lo deve magari anche motivare spiegandolo agli altri giocatori, perché l'importante è che poi gli altri siano informati. Però, come regola del gioco, diciamo che quando si parte, finito il setup, quando si comincia a giocare, si comincia a tornare per decidere, diciamo, decidere i periodi ed eventi, ogni giocatore decide e ha autorevolezza nelle sue decisioni, e il gioco richiede che lo faccia in maniera, diciamo, autonoma. Cioè che non sia imbeccato dagli altri o non venga, diciamo, corretto mentre dice delle cose. Cioè deve avere la libertà di poter mettere anche cose che inizialmente potrebbero sembrare banali o controproducenti, però poi il gioco stesso, che mano a mano è anche, diciamo, sia il gioco che i giocatori, che vorranno o meno indagare o dettagliare di più l'evento o il periodo che è stato inserito, che andranno a dare un valore o meno a quella cosa che è stata inserita. Mettiamola più semplicemente: una volta che arriva il vostro turno dovete dire qualcosa, e non esiste il datemi una mano o che cosa potrei dire, e non esiste il no, questo non puoi dirlo. Quando esatto. Il turno è una persona, quella persona è il master e quindi ha ragione. Esatto. Mo spieghiamo che cosa non potete fare. Allora, siccome all'inizio del gioco si definisce una tavolozza, che cos'è questa tavolozza? È una regola, diciamo, di sicurezza del gioco, dove si elencano gli argomenti no, cioè gli argomenti da non trattare, che per qualsiasi motivo voi non volete che facciano parte o della storia, perché magari non vi
intrigano o quant'altro, oppure che sono argomenti che voi non volete che siano trattati, uccisioni, cose che magari che turbano la vostra sensibilità in qualsiasi modo, tipo le fragole al pomodoro. Possiamo cominciare che farla, tanto questa è una parte relativamente scorporata. Va bene, allora tutti quanti avete un link nella chat generale che punta a un Utgard Chronicle. Potete entrare e accedere mettendo un link. Quindi io già vedo Carisma, ci sono io e c'è il Kai. Adesso vedo Muzius, manca solo Metallo, e Metallo pure è entrato. Ok, questa ci dà la possibilità in maniera abbastanza semplice di creare gli stessi elementi che stanno, diciamo, che si potrebbero fare quei pezzettini di carta, però in una maniera un po' più strutturata. Allora, io direi che potremmo cominciare mettendo il nome, definendo il... Allora, diciamo, cominciamo con la storia facile, sì. Di che storia andremo a parlare? Questa è la parte proprio collaborativa, va a votazione. Allora, io, se volete, diciamo, dal manuale, da qualche suggerimento, perché diciamo questa fase qui è una di quelle che lascia un po' più interdetti. Gli esempi di storia possono, ve ne do di qualcuno. Le società segrete guidano da vicino lo sviluppo della civiltà. Una razza meccanica scopre le proprie origini organiche. La tecnologia porta l'umanità in un'età dell'oro. La stabilità del regno è legata alla vita del re. Rifugiati dispersi cercano con difficoltà di ricostruire la civiltà dopo l'apocalisse. Cioè, sono sicuramente, diciamo, molto vaghe. Cioè, non è più semplice. Allora, cominciamo proprio dal genere. Di cosa facciamo? Fantasy, fantascienza, spionaggio, avventura? Mi permetto, consiglio. Potrebbe pure essere, per esempio, il quadro generale della storia potrebbe essere anche un nascita e caduta di un antico impero. Però antico impero, cioè, potrebbe essere una cosa fantasy, potrebbe essere una cosa fantascientifica. Cioè, non è per forza vincolante a una tecnologia. In qualche modo tu già stai dando una certa direttiva, che va bene, però io cerco di darvi tutte le informazioni anche per aprire un quadro, poi vediamo che cosa... Io un'idea che mi è venuta in mente così spontanea è forse affidarsi, diciamo, a quello stile fantasy che è un po' più comune a tutti, nel senso che per sbaglio qualcuno può aver giocato a un gioco da tavolo tipo HeroQuest, oppure per sbaglio qualcuno ha giocato a Warcraft o a Dark Souls. Cioè, il classico fantasy, da esiste il castello, esiste il re, esistono i sudditi, esistono i cattivi. Ok, generalmente hai fantasy, poi con le varie sottodeclinazioni. Lì mi appoggio molto sul fatto che la popolarità, nel senso D&D o per sbaglio o per inzecco, più o meno tutti lo conoscono. Poi vabbè, l'ho detto molto fra virgolette, anche siamo, se non l'avete visto, sul canale del Master Kai, quindi si presuppone che tutti conoscano D&D. Ok, sì. Però controproposte? Ma uno potrebbe anche fare una storia tipo le cronache di Shannara, dove il fantasy viene come una conseguenza all'apocalisse di una guerra mondiale. Questo potrebbe essere l'evento iniziale. Cioè, uno con Microsoft potrebbe partire da una società scientifica, arrivare a un'apocalisse e poi buttare nel fantasy, benché basta che sia giustificato potenzialmente. Ma ci puoi, allora il punto è che ci puoi arrivare in tanti modi, sia definendolo come concept iniziale, oppure per esempio potresti dire i cavernicoli dall'alba dei tempi fondano la prima civiltà, e questa è una delle cose fondamentali qui, no? Però se tu ci pensi e poi tu come inizio dai questa cosa dei cavernicoli e poi magari, che ne so, continui a svilupparlo, cioè, non dico che puoi arrivare fino a Shannara, però nessuno te lo vieta. Sì, no, dico, è aperto in questo. È aperto. L'unica cosa che il gioco ti dice è che stiamo parlando di storia, quindi l'impostazione almeno iniziale deve essere quella. Non è quattro avventurieri vanno a uccidere goblin in un pozzo, ma è la storia dell'impero e degli avventurieri che l'hanno fondato, una cosa del genere. Comunque, ok, diciamo che quello che andremo a creare è un mondo, diciamo per adesso un generic fantasy. E cominciamo a dare la tavolozza. Adesso, le cose che vi piacerebbe vedere in questa storia e le cose che non vi piacerebbe vedere in questa storia. Qua l'indicazione è quello che è scontato è inutile che venga detto. Cioè, se è un fantasy, c'è magia. Quindi non c'è bisogno di dire, come tavolozza voglio che vengano aggiunti elementi magici. Però potrebbe essere una roba che volete escludere perché potrebbe essere interessante. Ok, una storia fantasy, ma non c'è la magia. Ci sono creature fantastiche, ci sono robe portentose, ma non esistono i maghi o gente che lancia incantesimi.
questo potrebbe essere un elemento di esclusione importante da voler inserire. O magari, ecco, voglio che sia un fantasy, ma ci sono le pistole laser come in i Men. O i mecha come in Scaflone. O i mecha come in Scaflone. E Scaflone è un esempio. Qualcuno lì ha detto, ok, fantasy, ma con i mecha. O è letteralmente Star Wars, che è un fantasy. Sì, Star Wars, space opera, ma è molto più orientato verso il fantasy. Roberto, ma vogliamo sottolineare, diciamo, anche per spiegare un po', no? Cioè, diamogli comunque un quadro generale, cioè, questa ambientazione fantasy, no? Proviamo a dargli magari, che ne so, una frase che possa, diciamo, dare qualche cosa che ci interessa andare a costruire, perché così, se no, forse rimane troppo vago. Quindi, prima di fare la tavolozza di cose da inserire o meno, cioè, io cercherei di trovare qualche frase che possa essere, che ne so, la venuta delle razze che ne so, si combattono il potere nel continente, qualcosa del genere, cioè che dà comunque una definizione, perché altrimenti rimane troppo, stiamo dando una sorta di colore, no, del tipo di, cioè, ok, sentiamo le proposte, allora. Beh, facciamo un giro, facciamo carisma, mitirico, muzio, sky e metallo devasto, così come siamo entrati su. Oh no. Sì, hai voluto essere il primo ad arrivare, maledizione, me, il mio tempismo. Ok, carisma, la tua proposta. Allora, proposta di cosa? Cioè, già facciamo le due carte di cosa vorremmo dire? Stiamo definendo, diciamo, quale tipo di storia, cioè qui lo chiama un quadro generale, cioè la sorta di titolo, cioè, ok, quelli che vi ho detto tipo prima, no? A partire dall'inizio potremmo appunto parlare delle razze che vanno a popolare l'ambientazione. Ok. Io intanto segno. Sì, intanto segna. Creare un inizio e una fine ben definiti, dove la fine non pensare ancora a quello. Questo è più che altro il flavor generale della storia. Questa è una storia fantasy in cui varie razze competeranno. Esatto. È come dire, andiamo a parlare di e diamo un tema. Il Signore degli Anelli, un fantasy in cui della gente cerca di distruggere un oggetto magico. Fine. Ok. Nuz. Allora, io una cosa che mi è venuta in mente così parlando, pensando, era forse un po' altisonante, ma una specie di guerra fra gang. Cioè, mi è venuto in mente Gangs of New York, ma il Signore degli Anelli. Che ne so, in un mondo in cui, in un mondo ai fantasy, dove esistono maghi, dove esistono villaggi, dove esistono classica ambientazione stile Lord of the Rings, però con alcuni elfi reietti che hanno fondato la loro gilda di ladri con cui vanno a saccheggiare, e i nani mercenari che invece proteggono i villaggi dietro pagamento tipo The Witcher, e magari questa cosa poi finisce a diventare una specie di guerra civile fra gang, tra chi è il più grosso kingpin nel mondo del Signore degli Anelli. Ok, quindi hai fantasy con alti livelli di contrasti sociali, mettiamolo così. Perché no? Metallo. Io proporrei che il potere politico è dettato quasi esclusivamente dalle capacità magiche di un regno. Di conseguenza, un regno è più potente quanto è più potente la propria magia. E c'è ovviamente chi lo usa per il bene e chi per il male. Chi può essere un tiranno, oppure può esserci. Cratocrazia basata sulla magia. Esatto, mi veniva il termine. Ma io ve la butto lì, una frase che potrebbe in qualche modo contenere un po' tutti gli argomenti che avete dato. La magia porta ordini tra le razze. Ok. Non so se vi piace. Che potrebbe essere una sorta di incipit che, per come è stata detta, sembra più la magia porta disordine. Ordine. Però sì. No, vabbè, se vogliamo rifrasarla, ditemi. Cioè, per me, no, mi sembra comunque sia che, diciamo, che il tono generale della storia sia chiaro. Ok, allora quindi lo scriviamo qua e... A me piace, suona molto come in un mondo fantastico l'arrivo della magia aiuta l'industrializzazione, l'urbanizzazione, eccetera. Poi magari ognuno, quando descrive la sua scena, ci mette il suo. Sì, sì, poi tanto ci... Ma dobbiamo vedere dove andremo a parare. Allora, una cosa che vi dico da subito... Ma andiamo a disegnare la tavolozza, vi dico le tre cose da tenere a mente. Allora, a parte la vostra autorità nel decidere, che abbiamo già detto,
non dovete contraddire ciò che è stato già detto. Cioè, se è stato definito che c'è il mago X esiste, poi voi lo potete far morire, quello non è nessun problema, però cioè, non dovete, non, diciamo, per poter tenere il realismo all'interno delle scene, dei periodi e degli eventi che andiamo a creare, non dovete contraddire quello che è stato già detto. Mentre giochiamo voi dovete fare attenzione al focus, che adesso spiegheremo che cos'è, e non dovete includere elementi in che adesso andiamo a definire nella tavolozza, che per cui è stato, diciamo, chiesto che non siano inseriti nel gioco. Ok, queste sono le, diciamo, le cose da fare. La tavolozza sarebbe questo che in inglese è palette. Ok, quindi, adesso di nuovo a rotazione. Esatto, adesso potete dire, diciamo, una cosa da includere che non sia già scontata. Per esempio, la magia ci sarà. Diciamo che non potete escludere magia, ordine e razze. E poi potete scegliere una cosa da aggiungere che per voi non è scontata e che volete che ci sia, e qualcosa che non volete che ci sia. Poi, se non avete una cosa da aggiungere o una cosa che volete vietare, va bene così. Quando esauriamo poi le cose da mettere, possiamo andare nella fase successiva. Ok, vai Carisma, vuoi aggiungere o togliere qualcosa? Parliamo anche di qualcosa di banale, immagino. Sì, quindi, sì, quello che tu. Iniziamo dicendo che magari ci sono due soli. Ok, questa è una delle cose da voler aggiungere. Quindi. Descrizione. Vabbè, mettiamole sì in maiuscolo. Due soli, quindi è un sì. Ok. C'è qualcosa che vuoi, diciamo, che non sia trattato per qualsiasi motivo? Allora, per il momento no, magari a fine giro. Vabbè, vediamo. So, magari esattamente cosa dicono gli altri. Mutz, cose che vuoi assolutamente vedere e cose che non vuoi assolutamente vedere. Sto pensando, in realtà mi sono un po' fossilizzato sulle cose che non vorrei vedere, purtroppo non me ne viene in mente neanche una. Nel senso, se tutto è possibile, qui poi potrebbe venirci qualcosa di mio, che cazzo ne so, non voglio la propaganda woke, però cioè, potenzialmente sì, potrebbe anche essere qualcosa che semplicemente non ti piace o ti dà fastidio. Sì, ma mi suona un po' come metagioco, cioè non lo so. Non puoi giocare senza fare metagioco. Allora, no, ti faccio un esempio. Tu potresti anche dire cose che non sono propriamente del gioco, tipo non voglio che si tratti di morte di bambini, o che non si tocchi il tema dell'alcolismo, o che non si parli di sesso. Cioè, i tuoi no potrebbero anche essere di questo tipo. Certo, no, ma guarda, mentre spiegavi me li sono già figurati questi esempi che hai detto adesso nella testa, però in realtà a me interessa poco, cioè nel senso, se è una storia interessante, perché c'è dell'alcolismo o perché vengono uccisi dei bambini, io la guardo volentieri, nel senso, sarà da maniaci, però io mi baso sulla storia. Se la storia è interessante, sti cazzi. No, ma okay. Carisma, okay. Intanto chiami il 113, scusa. No, scherzo. Cosa vuoi per me? No, ma scherzo. Ok. No, allora, di no, non mi viene in mente niente. Di sì, una cosa che mi posso inventare, te la dico al volo, dammi un secondo. Esistono statue goblin nascoste, e alcuni vogliono cercarle a tutti i costi, sono millenni che le cercano e non le trovano. Magari è una metafora. Allora io metterei così: ci sono statue di goblin nascoste. Quindi in teoria questa qua è una cosa che tu vuoi che sia inserita nel gioco. Sì, qualcuno potrà prenderla e usarla come qualche magari volta. Quando sarà il mio turno la faccio venire fuori nei modi più disparati, ma qualcun altro che gioca e sì, vuole usare questa idea la può usare, cioè il concetto è quello, una volta è lì chiunque può usarlo. No, ma infatti, ma poi hai fatto bene, perché uno deve essere libero proprio di scegliere qualsiasi cosa, eh. Ok, metallo, ammesso che tu voglia ancora giocare insieme al Muzz. Sì, sì. Allora, da aggiungere, io vorrei aggiungere che esiste un minerale che può essere usato come fonte di magia. Scusate, mi ero distratto. Minerale che può essere usato come fonte di magia. Io li scrivo più generici possibili, in modo che poi sia più facile dopo magari riuscire a integrarli. Quindi minerale, fonte di magia. E toglierei la pirateria. Toglieresti la pirateria? Sì. E che il CAE... il CAE sta soffrendo dentro. Quindi possiamo... Io farei così, per sfregio, toglierei anche... No, se no toglio. No. Dinosauri.
Boh, a parte diventa per, anche più per motivi di continuity narrativa, il Master Kai vuole assolutamente inserire la morte di Gianni. Lel. Lo mettiamo, dai, lo mettiamo. Gianni muore. Ma non nel multiverso. Sì, ma tanto sapete che canonicamente esiste un pianeta abitato da Gianni, poi devo vedere nella prossima stagione come andrà avanti la saga di Gianni. Senti, ma io lo domando, urta qualcuno se dietro armi da fuoco e polvere da sparo? No, credo. Non, per me no, anzi in realtà mentre tanto più aggiungiamo questi no, tanto più penso, cavolo, così diventa figo perché hai delle sorte di paletti... Poi sì. In mezzo a quei paletti puoi spaziare come ti pare, però c'hai dei paletti, nel senso... Mettere così, molto spesso... No, scusate, l'ho messo in sì. Ok, adesso è un western, non lui. Un western esplosivo, quello là. Sì, poi okay. Vorrei dire che avete tolto le pistole, avete tolto i pirati, avete tolto i dinosauri, io non gioco più. Cioè, come fai a giocare di ruolo senza questi elementi fondamentali? Semplici, ti faccio vedere io. La prossima volta le spade laser. Facciamo i dinosauri pirati la prossima volta. Ok, bene, apriamo la nostra tavolozza. Toglierei anche gli alieni, Stier Cthulhu e roba simile. Ma allora, gli alieni, dato che si tratta di un fantasy, fa parte di quelle cose che non è il caso di specificare, perché di per sé si dà per scontato che non ci siano gli alieni in un fantasy. Relativamente, perché comunque molti fantasy ne fanno uso, tipo Cthulhu in World of Warcraft. Ma in quel caso sarebbe una roba che avresti dovuto mettere nelle cose del sì, questo è un fantasy, ma voglio che ci siano anche gli alieni. Ok, perfetto, va bene. Vabbè, diciamo che il fantasy l'abbiamo messo embedded al discorso, però diciamo non è neanche esplicitato troppo, però lo sappiamo, quindi che è un'avventura fantasy. Noi dobbiamo fare un passo indietro perché ci siamo dimenticati, in realtà non penso che faccia gran danno. Dobbiamo creare gli estremi, cioè il periodo iniziale e il periodo finale, eppure questo qua si fa in maniera collaborativa, perché sono la parte iniziale, il setup è collaborativo, perché dobbiamo decidere insieme un po' queste cose. Quindi dobbiamo decidere un periodo iniziale, un periodo finale, e poi decidere se questi due periodi siano di luce o di ombra. Facciamo sempre allo stessa maniera e parte carisma. Chiamo da una cosa ben specifica oppure qualcosa di randomico tipo la genesi? Guarda, no, questi sono gli eventi, sono i macro eventi, quindi sarebbe... Ritorniamo al nostro esempio, no? Io okay. Ripasso alla condivisione del desktop, no? Qui per esempio si era definito come inizio confederazione di tribù nani e come fine eruzione simultanea dell'arco vulcanico denti dell'inferno. Facciamo conto... la prima e l'ultima era del mondo. Esatto. Ok. Allora, potrebbe pure essere tipo inizio della seconda guerra mondiale, poi che ne so, per Albur, cioè potrebbero essere i due elementi di inizio e fine, cioè il periodo può essere un periodo di anni, può essere un periodo di centinaia d'anni, di un periodo indefinito di ere, eoni, quello che vogliamo, e ci deve essere una frase. Comunque quando si parla di periodi si parla sempre di periodi lunghi, sempre inerente a che tipo di storia, se vogliamo fare sì. Un fantasy, diciamo che saranno n.000 anni, mo quanti essi siano, lo decideremo poi, però potrebbe anche essere una fase specifica, magari che ne so, di alcuni migliaia di anni piuttosto che tutto il Silmariglio. Considerate le epoche storiche, cioè il Paleolitico da solo è più lungo di qualsiasi altra era dell'umanità, però è comunque considerato un singolo periodo storico. Il Medioevo è durato meno di 1000 anni in realtà. Allora, per l'inizio io proporrei la scoperta del minerale fonte di magia, allora, che è da lì che è dato inizio tutto effettivamente. Quindi gli vogliamo dare un nome a questo minerale? Allora, intanto domanda, siete tutti d'accordo con questo tipo di inizio? Sì, sì. Uh-huh. Okay. Di massima sì, perché se parliamo della magia porta ordine fra le razze, quindi tutto comincia con la scoperta della magia, il fulcro è il minerale, quindi ha senso. Perfetto. Sì, penso a questa cosa, infatti. Ci sta. Butto un nome, la fluminite. Ok. Lo so, commentate, voi siete tutti sì, accetti, scoperta. Più che altro
ci aggiungerei comunque un qualche tipo di livello di sviluppo. Cioè, la fulminite è stata scoperta quando due umanoidi preistorici hanno sbattuto insieme due rocce di fulminite e hanno lanciato una palla di fuoco, o stata scoperta, diciamo, dal professor Flum subito dopo il motore a combustione interna? Questo qua lo possiamo decidere dopo. Cioè, il periodo secondo me proprio deve essere anche questo qua a livello di titolo, perché poi ci permette di decidere tutti questi dettagli creando degli eventi. E anche perché se noi andiamo a definirlo in maniera molto specifica, togliamo poi l'autorità narrativa a tutti gli altri giocatori. Quindi viene scoperto un piano fulminite che permette l'uso della magia. Mi piace come descrizione. Ora, una domanda molto seria, credo che è scontata, però è per voi il tono è di luce o di ombra? Di luce, direi. C'è uno sviluppo, immagino. Ok, tutti d'accordo? L'accendiamo? Senza pirati e senza esplosivi è per forza di luce. Perfetto. Qualcuno rovinerà il mondo in seguito. Vabbè, diciamo che se a sto punto per bilancia cosmica, qualunque sia il periodo finale, sarà un periodo di ombra. Oddio, non lo so, io ci stavo ragionando anche prima, no? Uno potrebbe anche pensare a fare un dark dark o light light. Potrebbe nascere con un periodo di ombra e finire con un periodo di ombra, cioè non è detto che, oppure di luce e finire con un periodo di luce, non è detto che per forza debba essere uno poi. Esatto, puoi indagare anche scenari che magari scenari improbabili nel mondo reale, come le cose vanno a finire bene. Esatto. Dol. Ok, allora, Mutz, tira un'idea. Metallo, tira un'idea. Un'idea, vabbè, allora, tutto nasce con la scoperta di un minerale, quindi le evoluzioni possono essere molteplici. Questa è la fine. Sì, sì, no, sto cercando di arrivarci per associazione di idee, più che altro, vai. Nel senso che se magari... Arrivarci poi è lo scopo del gioco, quindi qua puoi anche tirare a Catalan, altri a dover decidere. Ah, ok. Noi all'inizio stabiliamo qual è l'inizio della storia e quale sarà la fine, poi giocando vedremo di andare sempre più nel dettaglio a vedere quello che è successo. All'interno di questi due estremi, cioè noi l'unico limite che abbiamo è, diciamo, neanche sono gli estremi, perché tu negli estremi puoi mettere degli eventi, quindi puoi descrivere anche delle cose in prossimità di quegli eventi. Ovviamente lo sviluppo della storia sarà all'interno di questi due estremi. Ma guarda, allora la butto lì, tra l'altro un periodo finale di luce: la casata Stammelford regna incontrastata su tutto il pianeta. Ok. Fammi uno spelling. Ma me lo so inventato. Stammelford con due M. Ok. Regna incontrastata su tutti. Next Nissan. O regna incontrastata è così. Regna incontrastata. Poi scopriremo poi su che cosa regna. Ok, scusate la mia... No, sì, ma ha fatto ride. Però sì, di luce me lo immagino. Poi come ci si arriva sarà interessante. Allora, io qua, ovviamente io mi devo contraddire per definizione. A me mi incuriosirebbe anche la versione dark. Boh, anche se io... ma tanto dipende dal focus, perché il fatto casata Stammelford vinca potrebbe essere una cosa positiva per la casata Stammelford, ma essere estremamente negativa per chiunque non lo sia. Sì, ma dobbiamo decidere se è una cosa di, per la storia è di luce o di ombra, no? Quindi probabilmente se è una cosa di luce dovrebbe portare un effetto positivo, e qui lo stiamo già definendo. Se lo diciamo che è dark, vuol dire che sì, c'è questa, potrebbe essere una sorta di partito unico che comanda tutti, no? Magari in versione negativa. Ma per come la vedo io devi proprio decidere arbitrariamente. Ad esempio, si scopre la magia rende tutti corrotti, gli Stammelford si ergono a eroici paladini per sconfiggere il male e vissero tutti felici e contenti. Allora è una fine di luce. Magari gli Stammelford sono quelli che sono riusciti a evolvere la magia in maniera ancora più inconsueta e sotto il naso di tutti, e usano la magia per i propri fini personali, per rendere tutti succubi e vincono loro. Così me la immagino oscura, cioè dark. Per cui dipende, però, cioè, come la vogliamo far finire? Finisce bene o male? Hai voti, decidete. Io avevo già detto che finiva male, quindi io voto per dark.
probabilmente è più interessante se finisce male, se non altro come ci si evolve per arrivare fino a sta fine male. Due a favore del male. Muzius? Appena detto male. Ah, scusa, scusate. Sì, cioè, più che altro sono curioso di vedere come ci si arriva a questa fine male. Metallo okay. E carisma. Padre male. E di luce, dai. Lieto fini mi piace. Vabbè, anch'io punto per il male, quindi vince il male a mani basse. Io non faccio parte, ma male anch'io. Ah, boh, sei arrivato. Ho raccontato qualcosa. Ok, abbiamo l'inizio e la fine della storia. Adesso... Scusate, che però gli devo scrivere che inizio o fine perché altrimenti non li distinguiamo. E quindi questo inizio. Mettiamolo rosso, inizio, e questo qui. Io però devo accendere il ventilatore, sennò mi si scioglie le cuffie, arrivo. Vai, vai, tranquillo.